Siamo svegliati, abbiamo preparato tutto, abbiamo fatto gli zaini, volevamo prendere un caffè qui alla trattoria bar dove abbiamo mangiato ieri sera, ma è chiuso. Quindi niente, non ci rimane che metterci in marcia. Oggi la direzione è Madonna dei Fornelli, passiamo da Monzuno, sarà una tappa prevalentemente su asfalto. Però vediamo cosa ci riserva la giornata. Beh, nonostante dicevano che fosse tutto asfalto, per fortuna ogni tanto incrociamo queste deviazioni che almeno non ti fanno passare per la strada, ma ti fanno stare un po' nel bosco, all'ombra. Quello che ho appena inquadrato è il Monte Adone, il monte dove siamo saliti ieri, prima di scendere al campo sportivo. Ce lo stiamo lasciando alle spalle. In realtà stiamo notando che i segnali ti portano lontano dalla strada asfaltata, infatti sono sempre di più i pezzi su strade bianche o sentieri come questo che stiamo facendo adesso. Probabilmente si allunga un pochettino, ma molto meglio che camminare tutto il giorno sulla strada. Sì, è confermato a questo punto che quello che dice la guida in realtà non è proprio così, ci sono un bel po' di deviazioni, quindi tratti su asfalto ne fai pochi. Noi siamo a 3 km da Monzuno, in realtà abbiamo fatto neanche un chilometro in totale su asfalto, ne avremmo fatti già 7-8, quindi bene così. Per me poco fa è arrivato il momento di tirar fuori le racchette perché la strada inizia a farsi un po' ripida. Stiamo facendo una sosta dove mangiamo qualcosina che ci dà un po' di energie, quindi frutta secca, un po' d'acqua, e dovremmo essere, penso, ormai arrivati quasi a Monzuno, dove ci fermeremo a prendere qualcosa da mangiare per pranzo. Magari facciamo anche una sosta, visto che oggi non dovremmo essere messi male come tempistica. Magari facciamo passare un po' le ore più calde e poi ci rimettiamo in cammino. Rifornimento fatto in quel forno, dai, anche ben fornito, il problema è che non era rimasto molto. Mi sono fatto fare due fettine con mortadella e poi un salume tipico che fanno qui, si chiama coppa di testa, una cosa abbastanza grassa e speziata, ma mi andava di provarlo, quindi adesso andiamo avanti ancora un pezzettino, tempo di trovare qualcosa di bello dove fermarsi e poi pranzeremo. Abbiamo iniziato questa mulattiera che è ripida in certi tratti, per fortuna il sole in questo momento si è nascosto dietro una nuvola, quindi perlomeno non stiamo facendo questo pezzo col sole a picco. Abbiamo trovato questo spiazzo dove fermarci, fa prendere un po' d'aria ai piedi e poi ci aspettano i panini del forno di Monzuno. Riposino fatto anche oggi, meritato, e adesso ci si rimette in marcia. Prima passeremo per il ripetitore Telecom, poi Madonna dei Fornelli. Finalmente siamo finalmente arrivati al famoso ripetitore che si vedeva dal Monte Adone, il punto più alto della tappa. Fatica, caldo, e prossima direzione le Croci, altro monte. Ah, e poi sì, Monte del Galletto. Abbiamo trovato questa fontana che direi che ci sta da Dio, una manna dal cielo veramente. Rinfrescati un po' alla fontana, adesso ci aspetta credo l'ultimo tratto di salita di oggi. Sotto il sole lo stiamo un po' patendo. Comunque più si sale più il panorama è veramente magnifico, molto bello vederlo da qui.
Eccoci al parco eolico del Monte Gallert. Questo è un paesaggio da cartolina, questa strada bianca in mezzo a questa distesa verde, molto molto caratteristico. Sembra proprio che ci siamo, Madonna dei Fornelli. Oggi alloggiamo ai B&B Romani da Elisa, ho grandi aspettative da quello che ci hanno raccontato proprio qui davanti a noi. Proprio beh, che dire, come ci aspettavamo l'accoglienza è stata qualcosa di fenomenale, simpatica, è caricata a molla. Sì, no, è veramente gentile e ci ha detto che siccome siamo gli unici ad aver prenotato la cena della camerata, perché noi avevamo una stanza per sacopelisti condivisa, in realtà ci ha fatto questo regalo, ha detto, da tenere nascosto, quindi non lo stiamo dicendo a nessuno. Abbiamo una stanza tutta per noi col bagno privato, quindi ci va di lusso, di gran lusso.